Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sì, raga, oggi parliamo di Supercell. Se siete dei fan di Supercell, un bel mi piace qua sotto al video prima di cominciare, perché parleremo proprio di giochi e delle idee che voi mi darete qua sotto nei commenti per un eventuale gioco, ragazzi, nel 2021. Sapete che mi sono guardato la cronologia dei giochi Supercell, appunto, sul web, su Wikipedia, e ho trovato i giochi, raga, che hanno creato dal 2011. Tipo che nel 2011 l'azienda ha creato un gioco che si chiamava Gunshine ed è stato il primissimo gioco che, pensate, non era neanche mobile, ma era un browser game, quindi aprivate internet e potevate giocare direttamente sul browser, e si chiamava Gunshine, poi diventato Zombies Online. Raga, chi è che sapeva questa cosa? Siccome ho ricoperto per tanti lunghi anni Supercell, raga, oggi volevo fare un video in cui raccoglievo le vostre idee, perché secondo me è arrivato il momento in cui serve un nuovo gioco bello dell'azienda. Dopo il grande rip per Rush Wars, purtroppo, è arrivato il momento di rilasciare un nuovo gioco. E dunque oggi, in pochi minuti, vi darò la mia, vi dico la mia, ragazzi, dopo la mia esperienza di 5 anni sui giochi di questa compagnia, vi dico che cosa secondo me potrebbe funzionare per un eventuale gioco nel 2021 dell'azienda. La cronologia, ragazzi, non so se l'avete mai vista, ma c'ha dei giochi che non avevo mai sentito prima d'ora. Tipo che nel 2012 è uscito un gioco chiamato Pets contro Orchi, Pets vs Orcs. Nel 2012 sempre Battle Buddies, giochi che sono durati veramente poco e poi sono stati eliminati. Poi è uscita High Day, Clash of Clans nel 2012-2013, Boom Beach nel 2014, Spooky Poop nel 2014, Smashland 2015, e da lì comincia il grande successo, diciamo, il secondo grande successo dopo Clash of Clans, con Clash Royale nel 2016, 2018 Brawl Stars, 2019 Rush Wars, ma hanno chiuso, e High Day Pop nel 2020, che se non sbaglio è ancora in beta in Canada. Ma veniamo, ragazzi, alla questione principale di questo video, che mi andava di fare giusto per discuterne soprattutto con voi. Preparate i commenti, ragazzi, preparate i commenti qua sotto, raga, sotto al video, perché farò un altro episodio in cui leggerò le idee migliori. Che tipo di gioco vogliamo per il 2021 ormai? Direi che possiamo dire 2021. Quale tipo di gioco? Che tipo di grafica? E se è arrivato il momento di allontanarsi da quello che è il mondo delle truppe, delle carte soprattutto. Possiamo dire che Supercell ha creato quella che è la generazione delle carte che sono delle truppe, dei personaggini che possiamo, insomma, mandare nel campo di battaglia per poter vincere delle partite basate principalmente su un gameplay di strategia. Mi raccomando, ragazzi, i vostri commenti saranno importantissimi, perché farò un altro episodio. Allora, vi dico la mia. In base a quello che ho visto anche nella cronologia su Wikipedia di Supercell dei giochi dal 2011-12, un gioco che secondo me potrebbe funzionare è un gioco che si allontana da quello che è già il mondo conosciuto di Clash Royale e Clash of Clans. Questo significa non riportare le stesse truppe, ma cambiare totalmente i piani di gioco, ok? Brawl Stars lo ha fatto, ed evidentemente questa piccola nota ha reso il gioco ancora più di successo. Immaginate se Brawl Stars aveva tipo le truppe di Clash of Clans, no? Tipo il gigante come brawler. Assolutamente no, anche se in realtà hanno messo delle skin tipo Barley con il maghetto, ma non c'entra assolutamente niente. I personaggi sono stati totalmente rielaborati, ripianificati. E infatti Brawl Stars attualmente è ancora un gioco di successo, come lo è anche in realtà Clash Royale ancora, e anche Clash of Clans. Rush Wars ha avuto un po' la stessa idea Supercell di creare Rush Wars con un gioco in cui non abbiamo le truppe dei giochi precedenti, dei più conosciuti, Clash of Clans e Clash Royale, e nemmeno Brawl Stars. Ma Rush Wars aveva una meccanica di gioco che dopo un po' magari stufava troppo, e quindi tecnicamente questo è un feedback che servirà, questo fallimento tra virgolette di Rush Wars servirà per poter rielaborare un nuovo gioco che si allontani anche qui dal tipo di meccanica di gioco che ha avuto Rush Wars. Ora, togliendo la meccanica di Rush Wars, quindi niente attacchi automatici, togliendo i personaggi di Clash Royale e Clash of Clans, quindi come ha fatto con Brawl Stars, togliendo la tipologia di gioco che possiamo dire un MOBA come è Brawl Stars, possiamo arrivare, prendendo queste tre piccole note, alla rielaborazione di un gioco completamente nuovo. Che ne dite di un open world, ovvero
di un gioco a mondo aperto, un po' come quelli che trovate in quelle cinesate super potenti che in Cina vanno tantissimo, in cui abbiamo il personaggio in 3D, in cui dobbiamo andare in giro a far fuori dei piccoli mostri, alzare l'esperienza, alzare le armature, eccetera eccetera. Se doveste pensare ad un'idea per un gioco, ragazzi, a una tipologia anzi di gioco, quindi un MMORPG, un RPG, qual è, ragazzi, la vostra idea? Questo voglio sapere, questo è importante sapere, arrivati a quasi alla fine del 2020. Ragazzi, Supercell, bene o male, dal 2012 ha pubblicato un gioco quasi ogni anno, quindi davvero, ragazzi, noi potremmo arrivare tra poco, spero, ad avere un nuovo gioco Supercell, magari con l'inizio dell'anno. Quindi state pronti, perché Supercell non si ferma mai ed è una delle aziende di successo, di più successo al mondo per il lato mobile. Che poi sta cosa che il primissimo gioco era un browser game, non lo sapevo, ragazzi, sta cosa è epica. Abbiamo detto niente truppe, niente carte, niente gioco tipo Brawl Stars, quindi 3v3 in un mondo che è un MOBA, niente giochi con meccanica tipo Rush Wars. Arriviamo ad un gioco praticamente da reinventare, o magari un FPS, ragazzi, un first person shooter, uno sparatutto in prima persona. Cioè, vi immaginate Supercell che fa una cosa simile? Anche se devo dire che la compagnia ha sempre lavorato e si è sempre incimentata nella strada del gioco di strategia. Tutti i giochi, ragazzi, sono sempre stati giochi di strategia, e vedere un qualche nuovo titolo che vada proprio fuori dagli schemi dello strategy game, ragazzi, potrebbe essere un'ideona per Supercell. Ora, dall'azienda sinceramente non ci vedo un gioco sparatutto. Magari un Battle Royale, ragazzi, un Battle Royale di Supercell, ve lo siete mai immaginati? Con quella grafica cartoon, con quei personaggi ben fatti, come proprio su Brawl Stars. Insomma, sappiamo che l'azienda è capace, è super capace, ragazzi, non c'è niente da dire, penso che siate d'accordo con me. Poi magari scrivetelo qua sotto o lasciate un bel pollicione in su. Mancano solo le idee per il tipo di meccanica di gioco, ed è questo, ragazzi, che vorrei sapere da voi con un commento qua sotto al video. Raccoglierò le migliori idee per farci un video serio, un bel video carino in cui chiacchieriamo un pochino, sempre per stare un po' in compagnia, e ragazzi, dire voi cosa ne pensate, prendere le idee migliori, ci sta. Un'altra piccola nota che prenderei in considerazione è quella di evitare un gioco in cui bisogna costruire un villaggio, perché ad esempio nel 2012 Pets vs Orcs, animali contro orchi, era un gioco in cui bisognava proprio costruire un piccolo villaggetto e difenderci dagli orchi con degli animaletti. Un gioco molto carino e colorato che non sapevo neanche dell'esistenza. E lì, ragazzi, penso sia nata la prima idea di poi creare un gioco ancora più interessante come Clash of Clans nel 2013. Quindi in realtà anche qui l'idea di un villaggio, ragazzi, è totalmente da mettere via, come abbiamo già visto in realtà il villaggio numero 2 sempre di Clash of Clans, il villaggio notturno. Quindi, raga, prendendo un po' tutte queste info, secondo voi qual è un gioco che può creare effettivamente Supercell che possa essere un successo? Perché in realtà anche Rush Wars immagino abbiano pensato che possa diventare un successo, ma qualche calcolo, dobbiamo dirlo, sbagliato, lo hanno fatto. High Day Pop, ragazzi, l'ultimo gioco di Supercell è proprio High Day Pop, che è una roba in stile Candy Crush. Quindi anche qui togliamo completamente questa cosa. C'era anche Smash Land, come ben sapete. Ma, raga, un gioco che possa essere veramente di successo, e parliamo di giochi come Clash Royale e Brawl Stars, quale può essere? Perché sicuramente giochini come Smash Land, non so se avete mai visto questo gioco, o High Day Pop in stile Candy Crush, non sono giochi che possono veramente durare ed avere un grande boom come ha avuto successo Clash Royale e Brawl Stars. Quindi, raga, commentate voi. Io opto per un open world in cui bisogna andare in giro, expare, fare esperienza, fare l'upgrade delle armi, avere diverse classi, personaggini sempre in stile cartoon, quindi sempre con lo stile di Supercell, non come i MMORPG cinesi che trovate in giro. Dei giochini, un gioco open world in cui ci sono anche le missioni, c'è un'isoletta principale, insomma qualcosa di questo genere. Questo è un gioco che vorrei tantissimo vedere da Supercell. Non troppo elaborato come quelli che vedete in giro, ripeto, ma un gioco fatto come si deve, con delle cose principali che rendono il gioco di successo. Appetibile, ben colorato, fighissimo e divertente. Quindi, raga, questa è la mia idea. Ci vuole un open world con Supercell. Commentino qua sotto, raga, e fatemi sapere cosa ne pensate. Datemi la vostra idea. Ma tutti, raga, commentate tutti con la vostra idea. Ci vediamo, raga, al prossimo video, in cui parlerò sia delle vostre idee, ma anche, raga, qualcosa di nuovo sta per arrivare sul canale. Ciao, ragazzi!